Mai come quest'anno i nostri amici a quattro zampe si sono rivelati dei compagni preziosi per la nostra compagnia e per il nostro benessere. Oggi, domani e nei prossimi giorni è il caso di occuparci del loro benessere, quindi la raccomandazione è quella di non far esplodere botti rumorosi come solitamente accade. Purtroppo lo sappiamo, ordinanza o meno, ovviamente sta a noi fare la differenza nel festeggiare l'arrivo del nuovo anno con il cuore ma soprattutto con la testa. E quindi se proprio non vogliamo rinunciare a delle fontanelle luminose, ecco, accendiamo la miccia per quelle e che soltanto la nostra risata sia il rumore che i nostri amici a quattro zampe sentono, perché è veramente un problema per loro sentire, come temporali d'altronde, sentire questi scoppi che veramente li spaventano e che creano dei grossi grossi problemi sia ai nostri cani, ai nostri animali in casa, ma anche alla fauna selvatica. Quindi la raccomandazione è, al di là delle ordinanze che possono essere fatte rispettare o meno e che possono risultare purtroppo carta straccia, appelliamo alla nostra coscienza e al nostro cuore, festeggiamo sì nel rispetto di tutti e soprattutto in questo caso nel rispetto dei nostri amici a quattro zampe. Ovviamente ci sarà qualche furbacchione come al solito che farà esplodere dei petardi che spaventeranno i nostri amici a quattro zampe, e per questo vi diamo alcuni consigli direttamente dalla nostra educatrice cinofila Veronica Ferrarese. Un augurio a tutti, sperando che il prossimo anno sia un pelino migliore di quello passato, e ovviamente vi aspettiamo, decreti permettendo, qui in canile per l'adozione di un amico che vi farà veramente stare molto molto bene. Buongiorno a tutti, sono Veronica Ferrarese, educatrice cinofila, e lui è Toby, un ospite del rifugio CIPA che ha bisogno di una famiglia in cerca di adozione. E sono qui per parlare di questa giornata del 31 dicembre proprio per invitarvi a non usare i botti durante fine anno e ultimo dell'anno, perché purtroppo sono un grosso problema per i nostri amici animali. Molti mi chiedono cosa posso fare con il cane che ha paura dei botti, è terrorizzato, come comportarmi. Allora, il mio suggerimento è quello di lavorare su, per risolvere questo problema per tempo, quindi in via preventiva, non ridursi il 31, perché ovviamente il problema non si risolve nell'arco di un'ora, un paio d'ore, ma è un lavoro che va fatto sul cane che ha molta paura dei botti e dei rumori forti per tempo, quindi è un percorso di recupero, diciamo, e di per aiutare il cane a viversi questi momenti, o anche semplicemente i rumori forti che magari gli creano disagio, a viverseli meglio, quindi attraverso l'aiuto di un professionista. Per, diciamo, tamponare la situazione, quindi il suggerimento utile per il 31 è sicuramente quello di tenere il cane in un posto sicuro, quindi in casa. Anche se i cani sono abituati a vivere in giardino, possono andare comunque in panico e scappare, perché ovviamente il cane, quando prende paura, perde di lucidità, quindi prende la forza per fare un po' tutto, anche che lo mette in pericolo, quindi scavalcare la recinzione alta che magari prima non l'ha mai fatto, oppure scavare all'impazzata fino a trovare una via d'uscita. Quindi quando il cane va in panico cerca spesso la via di fuga a tutti i costi, mettendosi in pericolo, ma mettendo anche in pericolo l'incolumità delle persone. Quindi mettetelo in un posto sicuro, poi all'interno delle mura domestiche, anche se non è abituato, proprio per metterlo in sicurezza. Poi se il cane ha un posto in cui si sente sicuro all'interno della casa, lasciatelo ovviamente andare lì, quindi lasciate che lui esplori casa e vada nel posto in cui per lui è migliore e in cui si sente più a suo agio. Cercare magari di attutire i rumori con della musica alta, la televisione, in modo che il cane venga anche un po' distratto da altri suoni. E poi spesso i cani che hanno molta paura non mangiano, hanno
diciamo, un disagio tale per cui rifiutano anche i bocconcini il cibo. Altrimenti, se il cane non è a quel punto lì, ma ha un po' di paura, allora si può aiutare dandogli qualcosa da sgranocchiare, in modo che si concentri su qualcosa che lo aiuti a non concentrarsi invece sui botti e sui rumori forti che lo impauriscono. Ovviamente il mio consiglio è quello di stare attenti anche i giorni successivi, perché a volte appunto i botti ci sono anche nei giorni successivi, immediatamente successivi all'ultimo dell'anno, e quindi andare magari a passeggio con la pettorina stretta per bene, perché a volte si sfilano anche la pettorina se sentono un botto, un petardo eccetera, un suono improvviso, oppure andare via con una pettorina antifuga come quella che indossa Toby, che ha praticamente è costituita proprio anche da un anello nella parte finale del dorso, e quindi è più difficile poi sfilarsela. Sono proprio pettorine fatte apposta per cani che vanno un po' in panico e tendono a scappare. E l'altra cosa è quella di cercare di stare vicino al proprio cane, far vedere che ci siamo, farci sentire, nel senso che se il cane è a disagio, sapere che ci siamo, che siamo con lui in casa, è un grande aiuto. Quindi anche la nostra presenza può aiutarlo a superare questo momento di disagio. Per il resto, passate parola e dite a tutti di cercare di usare la testa, e non andiamo a impaurire i nostri poveri animali in questo fine anno, inizio anno.